Qualsiasi cosa facciamo, di bene o di male che sia, ci ritorna indietro nello stesso modo. Questo perché l'universo, attraverso questa legge causa ed effetto, ha necessità di stabilire un equilibrio tra le cose. È per questo motivo che quando danneggiamo gli altri ci ritroviamo a pagarne un prezzo. Il karma, quindi, restituisce quanto abbiamo fatto. Se le nostre azioni fanno soffrire gli altri, ci ritroveremo un giorno a provare lo stesso dolore. Se invece siamo persone corrette e leali con il prossimo, allora anche quest'ultimo lo sarà con noi, quando ne avremo bisogno. Questa forza invisibile dunque va immaginata come una catena. Una catena fatta di energia. Ogni anello è concatenato all'altro attraverso le azioni e le relative conseguenze. Il peso di questa catena varia in base a quello che abbiamo raccolto. Pesante se abbiamo seminato cose negative. Leggera con quelle positive. Quindi, ogni volta che ci troviamo di fronte ad un bivio, pensiamo bene agli effetti che si potrebbero avere. Se scegliamo una strada piuttosto che un'altra, soprattutto tenendo sempre in mente che un domani quella nostra decisione avrà delle ripercussioni anche sulla nostra vita. La nostra vita.